A novembre era stato annunciato in via ufficiale il suo successore Michele Di Bari, ormai ex prefetto di Venezia. Il prefetto Claudio Palomba saluta la città di Napoli, pronto ad insediarsi al Viminale nel giro di qualche giorno, a seguito della nomina a capo dipartimento per gli affari interni e territoriali. Palomba, napoletano classe 1959, ha incontrato la stampa e ha tracciato il bilancio del biennio che lo ha visto alla guida della prefettura del capoluogo campano. Il lieto fine della vertenza Whirlpool è sicuramente una mia grande soddisfazione, dice in conferenza stampa analizzando i risultati ottenuti durante il suo mandato. Tanti i problemi di Napoli, ad esempio gli interventi necessari ai quartieri spagnoli. Tra i suoi ultimi impegni in città nelle scorse ore l'incontro relativo alla galleria Umberto I. Nella galleria sono operative, grazie proprio all'accordo che fu sottoscritto, c'è stato un rafforzamento, ma più che di videocamere, il collegamento con quello delle forze dell'ordine. Probabilmente nella zona dei quartieri spagnoli, in altre zone, c'è necessità di interventi, anche, nonostante siano stati fatti operazioni di alto impatto, anche quello sarà necessario, secondo me, intervenire anche massicciamente in alcune zone. Infine un passaggio sulla Napoli turistica che merita investimenti. Sentiamo le parole del prefetto uscente. Il turismo è al massimo e su questo noi dobbiamo lavorare molto per offrire sempre ai turisti che scelgono Napoli sotto tutti i profili, perché insomma culturale, paesaggistico eccetera, penso che su questo sia necessario investire molto.